Negli ultimi episodi di questa serie ho parlato dei processi. Oggi invece parliamo di cosa accade dentro il luogo in cui risiedono i processi, ovvero la memoria. In particolare parleremo della gestione della memoria centrale. Prima di proseguire vi consiglio di andare a recuperare questo video. È vero che parlo di kernel, tuttavia parlo anche di Memory Management Unit e di come funziona. Quindi, poiché quelle poche nozioni ci serviranno in questo video, che già si pronuncia piuttosto lungo, vi consiglio di recuperarlo. Molto bene, pinguini, quindi iniziamo. In un sistema operativo abbiamo visto che ci sono sempre un sacco di processi in esecuzione e bisogna stabilire quanta memoria ogni processo può utilizzare. Non solo quanta, ma anche dove. Nel senso che in quale parte di memoria un processo può mettere tutta la sua roba? Queste decisioni, indovinate chi prende? Il sistema operativo. La gestione della memoria è piuttosto complessa e quindi adesso iniziamo con uno degli approcci più semplici che si possono avere nella gestione della memoria e vediamo quali problemi comporta. Il metodo più semplice è quello che quando un sistema operativo parte crea delle partizioni di memoria di dimensione variabili e quando arrivano i processi vengono assegnate le porzioni idonee, quindi quelle che loro servono. Se tali porzioni non sono disponibili, il processo dovrà aspettare finché se ne sia liberata qualcuna. Questo approccio ha un problema che si chiama frammentazione. Che vuol dire? Se un processo ha bisogno di un kilobyte di memoria, mentre la partizione più piccola che il sistema operativo ha è di 5 kilobyte, 4 kilobyte di memoria saranno inutilizzati per tutta la durata di quel processo. Poi vedremo che esistono due tipi di frammentazione, ma andiamo avanti. Il secondo problema di questo approccio viene definito quello del riposizionamento e visto che ci sono anche più processi c'è anche il problema della protezione. Ora, il problema della protezione della memoria lo conosciamo già perché ne abbiamo parlato in quel video che vi ho detto di andare a recuperare. Tuttavia, dobbiamo trovare una soluzione al problema del riposizionamento. E che cos'è questo problema? Quando un programma vuole accedere alla locazione di memoria 1000, per esempio, quell'indirizzo di memoria è assoluto, cioè è la posizione 1000 rispetto a tutta la RAM. Se il processo viene caricato nella prima partizione, problemi non ce ne sono, perché di solito una partizione è di 4 kilobyte, quindi la posizione 1000 è inclusa nella prima posizione. Ci siamo. Tuttavia, se il processo viene caricato in un'altra partizione, e tenda sempre di accedere alla locazione di memoria 1000, andrà ad accedere alla memoria di un'altra partizione che non gli appartiene, perché 1000 è sempre un numero assoluto, non all'interno della sua partizione. Allora, quello che si deve fare è che i processi non devono accedere alla posizione 1000 di questo esempio a partire dalla base della RAM, ma bensì all'inizio della propria partizione. Quindi se il processo è stato allocato alla seconda partizione della RAM che si trova all'indirizzo 4000 e lui deve accedere all'indirizzo 1000, allora vuol dire che dovrà accedere alla posizione 5000 perché è relativo all'inizio della sua area di memoria allocata. E di fatto questo trucco è quello che fa, quello che vi dicevo poco fa, la MMU che si occupa di tradurre indirizzi di memoria relativi in indirizzi di memoria assoluti. In realtà i primi vengono definiti nel gergo indirizzi virtuali, mentre quelli convertiti dal Memory Management Unit si chiamano indirizzi fisici. Seppur questo sistema dell'MMU risolve l'accesso a locazioni di memoria in cui sono messi i dati, e qui importante, i dati in memoria, non risolve invece l'accesso in memoria dove ci sono pezzi di codice, o meglio, non lo risolve completamente. Cosa voglio dire? Se un programma deve saltare all'istruzione 512, il compilatore fa in modo che il codice del programma sia scritto partendo da un indirizzo 0. Poi questo 0 fungerà da base a seconda di dove questo processo viene messo in memoria e poi la MMU fa tutto quello che serve per far trovare questa istruzione alla posizione 512. E quindi tutto risolto? Non tanto, perché questo sistema funziona fin tanto che il programma effettua un salto all'interno di una funzione che sta nel programma stesso. Tuttavia,
Cosa accadrebbe se un programma deve saltare invece una funzione esterna? Questo è quello che accade sempre se una funzione è stata messa all'interno di quello che noi su Windows chiamiamo file DLL, ovvero un file che contiene delle funzioni che un programma può richiamare dinamicamente quando viene eseguito. E questo perché dovrebbe essere un problema? Questo è un problema perché ogni qualvolta un programma è in esecuzione, quel programma non sa dove quella libreria condivisa viene messa in memoria, perché può essere messa un po' dove capita. Una volta può stare alla posizione 5, a un altro avvio può stare alla posizione 1000. E non è solo quello, cioè che la libreria può stare un po' dappertutto, ma c'è anche il fatto che quella libreria può essere utilizzata da più processi perché è una libreria condivisa. E quindi, che si fa? Come fa il compilatore, durante la fase di compilazione, a stabilire quale indirizzo di memoria deve far saltare un programma quando una funzione è messa da qualche altra parte in una libreria condivisa? E in effetti non può saperlo. Il povero compilatore non ce la fa. Quello che il compilatore può fare è quello di lasciare degli spazi vuoti, o meglio, quello che vengono definiti degli indirizzi simbolici, che poi successivamente un componente fondamentale del sistema operativo chiamato linker si occuperà di sostituire questi indirizzi simbolici con degli indirizzi fisici effettivi di volta in volta che il programma è stato chiamato. E questa parte del linker può accadere sia prima che il processo parte o addirittura a runtime. Molto spesso protezione e riposizionamento, quindi quei due problemi che abbiamo visto, vengono affrontati insieme e hanno bisogno di un aiuto dell'hardware. Certo, c'è il famigerato MMU che aiuta il sistema operativo a convertire gli indirizzi virtuali in indirizzi fisici, però è importante specificare che il Memory Management Unit, benché sia un aiuto hardware per convertire gli indirizzi virtuali in indirizzi fisici, come vi dicevo, è comunque un componente che viene gestito, indovinate un po' da chi? Bravissimi, da sistema operativo. Allora, ritorniamo al discorso inerente alle partizioni di memoria, perché alla fine questo video parla di gestione della memoria. E abbiamo visto che questo approccio, seppur piuttosto semplice, ha questo problema della frammentazione. Inoltre, la memoria RAM non è infinita. E quindi, come viene gestita la memoria dei processi? E cosa succede se finisce? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e bentrovati pinguini in questo nuovo video di FK and the Food. Io sono Valerio e oggi parliamo di gestione della memoria. Ma prima di cominciare, come vi ho sempre detto, se siete nuovi o di ritorno in questo canale, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre costantemente aggiornati con tutti i video che porto su questo canale. Tra l'altro questo video vi garantisco che sarà diviso in due parti. Se volete supportare il mio lavoro, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo troverete in descrizione. E quindi, proseguiamo! Come viene gestita la memoria dei processi? E cosa succede se finisce? Per entrambe la risposta esistono due approcci. Che sia chiaro, ognuno di questi approcci che andrò a spiegarvi risolvono entrambi i problemi. Ovvero, l'allocazione della memoria per i processi e cosa succede, ovvero cosa fare, quando la memoria sta per terminare. La prima tecnica sicuramente l'avete sentita dire, si chiama swapping. La seconda strategia si chiama memoria virtuale. Prima di andare nel dettaglio di ognuna di queste tecniche, è fondamentale capire come viene occupata la memoria dal processo. In genere, un processo occupa la memoria con quelli che vengono chiamati segmenti. Text segment, data segment e infine abbiamo lo stack. Dello stack, tra l'altro, ve ne avevo già parlato in questo video. Quindi, non dirò molto qua, quindi se volete saperne di più, andate a recuperare. Il text segment è la parte della memoria che contiene le istruzioni del programma e si può assumere che questa parte della memoria è pressoché immutabile in termini di dimensione, cioè sappiamo quanto è grande un programma in termini di istruzioni macchina. Il terzo segmento è quello che viene definito lo heap, ovvero l'area di memoria che il processo usa per allogare in maniera dinamica la memoria. Il sistema operativo decide di allocare un certo spazio per ogni processo e di solito il data segment e lo stack vengono messi agli antipodi.
cioè così, qui c'è lo stack, qui c'è lo hip, in modo tale che lo stack cresca verso lo hip e viceversa. E cosa succede quando questi due titani si incontrano? Beh, quello che succede è che se al di là della memoria allocata del processo c'è lo spazio libero, il sistema operativo può dare più memoria. E se invece i due processi sono stati allocati in posti adiacenti e quindi non c'è spazio, si fa lo swapping. Lo swapping viene effettuato anche quando si vuole far partire un processo e non c'è spazio in memoria. Quello che si fa è che si prende un processo che in quel momento non è in uso e si dice che viene swappato. Ma che vuol dire? Semplice. Una porzione del disco fisso, quindi dell'hard disk, viene usato come un'estensione della RAM. I processi che non vengono spesso utilizzati o sono per qualche motivo non in uso, che stanno occupando memoria, vengono messi sul disco per far spazio ad altri processi che devono stare in esecuzione. Ad esempio, per quel processo di poco fa di cui parlavo, se gli serve più memoria perché lo stack e data segment sono cresciuti parecchio, viene swappato e viene riposizionato in un punto della memoria che può ospitarlo, ovviamente un punto di memoria più grande. Un aspetto importante di questa tecnica è che prevede che tutti i tre segmenti siano sempre là in memoria quando il processo è in esecuzione. Tuttavia, uno dei problemi dello swapping è che si possono lasciare dei piccoli pezzetti di memoria che potrebbero non essere sufficienti per il processo. Questo fenomeno si chiama frammentazione, che però è una frammentazione diversa rispetto a quella che abbiamo visto poco fa. Utilizzando il gergo del Monopoly, facciamo tre passi indietro con tanti auguri. Nel caso precedente, un processo otteneva una partizione fissa di un certo numero di kilobyte e se il processo non utilizzava tutta quella porzione, c'era dello spazio inutilizzato, che non poteva essere riallocato perché il sistema operativo sapeva che quella parte di memoria era già allocata. Questa è quella che viene definita frammentazione interna. Lo swapping causa quello che viene chiamata la frammentazione esterna, perché lascia delle porzioni di memoria non allocate che teoricamente possono essere riallocate, ma può capitare che risultino troppo piccole per ospitare nuovi processi. E come si risolve la frammentazione esterna? Si risolve facendo che di tanto in tanto lo sistema operativo deve fare quello che viene chiamata la compattazione, per togliere tutti questi spazietti vuoti che possono rallentare il sistema, perché se non puoi effettivamente usare delle parti di memoria, ti troverai a fare più operazioni di swapping. E sapete com'è lenta la scrittura sul disco fisso. Ora, il sistema operativo deve tener conto quale parte della memoria sta usando e quali no. E come fa? Per lo swapping si usano due approcci, uno che viene chiamato bitmap o delle semplici liste linkate. Un bitmap invece è un vettore di 0 e 1, infatti una mappa di bit. La memoria viene suddivisa in quelle che si chiamano unità di allocazione, che possono essere di qualche byte oppure un po' più grandi. Quando una di queste unità è libera, il bit corrispondente sarà 0, altrimenti sarà 1. Se un processo occupa 100 di queste unità, allora 100 bit saranno a 1 in corrispondenza della memoria occupata da quel processo. Con le liste linkate, invece, ogni elemento della lista è una piccola struttura dati con generalmente tre tipi di informazione. La prima indica se la porzione di memoria è libera o occupata, la seconda indica il punto di inizio e la terza informazione indica la dimensione dell'area allocata. Perfetto, ora abbiamo una strategia della gestione della memoria, in questo caso lo swapping. Abbiamo un modo per tenere traccia di chi sta usando cosa, ma supponiamo che arriva un processo. Come lo alloghiamo in memoria? Come fa il sistema operativo a sapere dove metterlo? State attenti, non pensate male. Sicuramente lo deve mettere in qualche parte della memoria, ma quale? Esistono diverse strategie per decidere dove andarlo a metterlo. Quella più semplice è quella che si chiama first fit, ovvero trova il primo spazio di memoria disponibile che possa occupare un processo. Se trova un'area di memoria enorme per un processo piccolo, nessun problema. Quello che si fa è che si prende l'unità di memoria che serve, cioè l'area di memoria che serve, e il resto in eccesso lo si può riutilizzare in futuro per allogarla a qualcos'altro. Tuttavia, questo approccio prevede l'uso delle liste linkate, quindi questo significa che tutta la lista deve essere, diciamo, letta ogni qualvolta devo allogare un processo. Per ovviare a questo problema, un trucco è quello di utilizzare il next fit, che
funziona esattamente come il first pet, con l'unica differenza che non parte sempre dall'inizio, ma riparte a scorrere la lista linkata da dove aveva lasciato precedentemente. E sperimentalmente si è visto che il next fit funziona peggio del first fit. Pertanto esiste un altro algoritmo, cioè meglio un altro approccio, che si chiama best fit, che cerca di trovare la locazione di memoria con la dimensione giusta giusta per quel processo, evitando di spezzare, dove possibile, grosse aree di memoria. Ma anche questo approccio si è visto che non funziona molto bene. Non solo è intrinsecamente più lento degli altri, perché va a scorrersi sempre tutta la lista in memoria, nel peggiore dei casi, ma per qualche motivo si ritrova, sperimentalmente si è visto, a sprecare più memorie. Per questo motivo hanno fatto un algoritmo che si chiama worst fit. Worst in inglese significa peggio, che non fa altro che cercare l'area di memoria più grande possibile per il processo, anche se il processo è minuscolo. E come vi dicevo prima, in questi casi si ritaglia su misura l'area di memoria che ci serve. Ma neanche in questo caso funziona bene. Un altro approccio per allocare i processi in memoria è quello che si chiama Quick Fit, dove il sistema operativo mantiene una lista separata di aree di memoria di lunghezze che vengono usate spesso, o meglio, che vengono spesso richieste. Quindi, per le richieste comuni, sa dove prenderle, mentre per quelle poco comuni può fare uno degli approcci appena elencati. L'altra grande strategia di gestione della memoria, contrapposta allo swapping, si chiama memoria virtuale. E tra le diverse tecniche di memoria virtuale abbiamo quella che si chiama il paging, che sicuramente avete sentito nominare. Questa tecnica è molto complicata. Il libro che sto seguendo, quello di Tannenbaum, la spiega in appena 47 pagine. E quindi dovrò fare il riassunto del riassunto. Ma poiché questo video è già troppo lungo, parleremo del paging un'altra volta. E quindi io vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me. Interrompo adesso perché poi settimana prossima riprendiamo con il paging. Già questo avevo detto. Vabbè, grazie ancora per la vostra attenzione. Non perdetevi altri video e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!